E rieccoci qua ragazzi, in un altro episodio su Dark Souls 3. Riprendiamo dove ci eravamo lasciati, proseguendo l'esplorazione di quest'area. Che qua avevo comunque lasciato ancora un po' di robe, tipo questo gettuccio qua. Randello grande, se non avessimo già il martellone potremmo usare questo. E tanta roba ragazzi, guardate quanto scala bene. E serve solo 22 a forza, anzi sapete che vi dico? Quasi quasi torno indietro e potenzio il randello grande per ora, che dopo magari ripasseremo di nuovo al martello pesante. Però il randello c'ha come cosa molto positiva che è molto più leggero. Potremmo utilizzare più armature. Vabbè, per adesso ci veniamo al martellone, dai. Che bellissimo, è meraviglioso, è scintillante, sbrilluccicoso. Che vuoi di più dalla vita? Visto che non sembra esserci altro, andiamo di qua. Qua, vicolo cieco, sicuri? Ok, possiamo salire finalmente. Sempre con calma, mi raccomando. Se no qua, se facciamo poca attenzione ci inculo in 2 secondi proprio. Ok, si può andare a destra e a sinistra. Noi andiamo qua. Aspetta, o forse ci conviene andare qua dietro. Eh sì, qua dietro. Ah, ma questo però di un colore diverso, diverso. Eh sì, guardate, un conto è quell'altro, quell'altro sicuramente mi sbagliavo io. Ma questo, cioè, manco ti faccio atterrare, ti spacco il culo così. Che? Becca. Teschio esca. Speravo in qualcos'altro, ma vabbè. Chi si accontenta gode. Anche se in questo caso non godo per niente, ma vabbè. Oh oh, ci sono i fufi. Muori fufi, ti prego. Grande fufi. Questo? Sì, è nemico. Questi qua prendono belli il sole, si godono il paesaggio. Come va ragazzi, a posto? Volete una birra? No, niente? Ok, ci si vede. Stai attento su. Ah, questi non si attivano finché non apro quella roba. Allora, per ora vado un po' in alto che qua. Esatto. Ci sta un altro nemico. Uno anche. Oh cazzo. Mi devo tuffare. Ma sei cretina? Il fuoco fa male. Uno. Aia. Una librata in faccia proprio. Qualcuno che droppa, no? Ci abbiamo il loro abito ora. Vabbè, lo provo subito, dai. E già che ci sono pure, lo leggo, dai. Veste di un evangelista della cattedrale. Queste insegnanti erano esclusivamente donne, giunte per illuminare gli abitanti dell'insediamento di non morti e inviare i prescelti sul cammino del sacrificio. Oh sì, ora sì che si ragiona. Ed ha anche questo un ottimo rapporto peso o difese, anche migliore della roba del nord in teoria. Cazzo, ci sono un sacco di armature fantastiche qua, raga. Non riesco proprio a scegliere. C'è anche più equilibrio. Ok, sì, penso che utilizzerò quella da evangelista. Penso, non ne so sicuro. Però abbiamo poca salute, quindi purtroppo devo bruciare una brace. Oh, sì. Molto meglio. E mi sa che è arrivato il momento. Anche se, volendo. Ecco. Vedete, usare gli oggetti conviene. Che sta parte è molto bastarda. Ah, ma non one shot. Ma che tristezza, ero sicuro di one shottarmi. Ma che cazzo fate? Intanto controllo che magari c'ho i contellini, non si sa mai. Eccoli. Ok, te. Ok, quello per qualche strano motivo no. Ok, okay. Uno è morto. L'altro pure. Ne è rimasto un altro da qualche parte qua in giro? Non lo so, magari uno è morto e gli altri due no. Strana la cosa. Ok, è arrotolata, la posso prendere. Resina umana. E secondo voi la resina umana che elemento può dare all'arma? Qua ci sta lore. Infonde con l'oscurità l'arma nella mano destra. Resina di pino color carbone, corrotta con fluidi corporei umani.
infonde con l'oscurità l'arma nella mano destra per un breve periodo. Usata comunemente nell'insediamento dei non morti per conservare i cadaveri e per le sepolture. Può maturare ed essere venduta a caro prezzo come ingrediente essenziale per una particolare cerimonia. Scusa, cioè, sono fluidi di un corpo umano, cioè, che cerimonie volete fare? Ma no, non voglio sapere niente, voi ci avete i vostri fetish, ve li tenete per voi, io non voglio sapere niente, ciao. Ma dove siamo pure in alto? Ciao, arciere! Con calma. Rotolo! Però con calma. Ah, mi ricordo sta parte, sì, sì. Mi piace. Però qua potrei essere costretto a morire. Perché non c'ho più pozioni curative. Anello di Flynn, un anello che mi piace perché aumenta semplicemente i danni, cioè, niente di che però. Però sì, come vedete, riducendo il carico, gli attacchi fisici aumentano. Cioè, più gli attacchi fisici, danni fisici, ma vabbè, sono dettagli, più o meno la stessa cosa. Mi sembra che qua si possa solo cadere, vero? Nel dubbio, raga, il controllino tecnico-tattico sul perimetro lo rifaccio, però sembra non esserci nessun'altra strada. Ok, a questo punto vado a tuffarmi, dai. Con calma. Ecco, abbiamo già subito un bel po' di danno. La cosa che mi piace. Potrebbe andare peggio, potrebbe andare meglio, dai. Osso del ritorno per due. Per evitare di cadere più volte, magari se uno c'ha poca salute. E mo so cazzi. Dove vado, mo? Marca miseria. Ok, ci sono nemici qua sotto? Sembrerebbe di no. Quindi mi posso tuffare magari sugli scatoloni che forse subisco meno danno. Non lo so, può darsi di sì. Però nel dubbio. Tunica di mirra. Insieme ai guanti e anche alle scarpe. Però qua c'è qualcosa che non va. Ah, ecco, Infatti sapevo che ci sarà l'anello della cloranzia qua da qualche parte. Che noi ci metteremo subito perché aumenterà, come sicuramente sapete, la velocità di recupero dell'energia. E anche se lo indossiamo, essendo questo comunque un anello molto leggero, possiamo comunque mantenere il nostro midroll. Cioè, non leggerissimo però. Dettagli, dettagli. Leggiamo la tunica. Abiti indossati dai cavalieri di Mirra nei lunghi viaggi. Questa armatura di cuoio veniva donata solo ai cavalieri più meritevoli. I cavalieri viaggiano in terre lontane, ognuno con un compito sacro da svolgere. Sono pochi quelli che riescono a onorare i propri voti. E anche questa c'ha un rapporto difesa-peso eccezionale. Cioè, questa in teoria potrebbe essere anche la migliore tra tutte le altre. Solo per il rapporto, dico io, solo per quello, L'unica cosa che c'ha veramente di negativo è l'equilibrio, però... Oh, tutte le altre difese sono eccezionali. Sempre se messe in scala col peso. Sempre quello, dico io, Guanti di mirra. Beh, potremmo metterli, che dite? Li switchiamo? Non so se conviene. Perché... perderemmo un bel po' di difese fisiche. Certo, guadagniamo difese magiche, però... non switchiamo, però leggiamo. Ah, no, stessa identica cosa. Ok, niente di nuovo. Scarpe pure, beh. Sì, identiche proprio. E manco le scarpe ci cambiamo, cioè ci teniamo quelle che ci abbiamo. Sì, sì, lasciamo tutto così e andiamo. Di qua, se mi ricordo bene, si poteva cadere e tornare nella zona di prima. Davanti all'albero mistico proprio. Ma qua dietro un oggettuccio segreto magari? Niente? Zero? Bastardi! Comunque no, sembra che non ci sia altro. Un racconto giusto avere. Che non si sa mai. Ok, qua posso solo cadere, quindi continuare a scendere. E visto che non mi conviene, usiamo uno splendido osso del ritorno. E ne approfittiamo per tornare indietro, perché sennò io... No, cazzo! Cioè... pensavo che il primo fosse l'ultimo che l'ho visitato. In realtà io volevo tornare al santuario. Perché se non brucio ora sta roba... sta polvere d'osso, io non la brucio più, me ne scordo. Ecco qua, quindi... posso riposarmi e bruciare la diatente così, in qualche modo? Sì, ecco. Brucia schegge d'osso di non morto. Oh, sì. Potrei armonizzare un incantesimo? Non ne ho, però. Però potremmo cominciare a utilizzarli. Aspetta, prima di tutto vediamo quanto ci serve per il level up. 6640. Madonna, ora servono un sacco di anime.
Certo, anche perché abbiamo fatto un sacco di livelli extra. Però... Ah, well, it is good to see, wasn't it? Allora, prima di tutto, rinforziamo un pochettino la nostra mazza, anzi, il nostro randello. E... perché potrebbe tornarci molto utile dopo. Soprattutto visto che è particolarmente leggera come arma. Cioè, tra virgolette, rispetto alla nostra arma attuale è molto leggera. Rispetto ad altre sarà molto pesante. Al prossimo level up avrebbe già 290 di danno. Figo. Sì, certo, non si avvicina ancora alla nostra mazza che comunque sta a 307. Però comunque anche quello non è affatto male. Lei ha qualcosa da dire? No. Anzi, dobbiamo andare e fare l'ultimo livello perché ora potremo aggiungere 30 in forza. Vero? Posso? Sì, siamo arrivati a 30! Che bello. Ora posso andare anche a una mano, senza problemi. E il moveset non è affatto male. Attenzione, proprio in loop. Mi piace. Uno. Ah, anche questo in loop. Mi piace un po' meno ora. Aspetta, carichiamo un po'. Boom. Beh, un peccato. Ho potuto fare qualcosa di un po' diverso. Ma vabbè, dettagli. Ci sta, ci sta. Soprattutto perché comunque dovrebbe essere usata a due mani questa mazza. Quindi, a due mani vi ricordo che il moveset è comunque bello. E ora possiamo finalmente viaggiare verso quella che sarà la nostra prossima area. La strada dei sacrifici. Andiamo. Anche se comunque mi sembra che qua sarebbero dovuti apparire due personaggi mistici. Magari mi sbaglio, però... strano. Ho sbagliato qualcosa, ho fatto qualche cazzata. Oppure mi ricordo male, però nel dubbio io dico che è strano. No, no. No. Ok, no, non è strano, ho sbagliato proprio la strada. Cioè, nel senso, ho confuso questo falò con un altro falò. Quindi, Henry, non la potremo ancora incontrare. Ma ciao! Surprise, motherfucker! Boom! Con quanta violenza. Attenzione, oggetto nuovo. Ah, e ci sta anche la pillola rossa che non abbiamo letto, tra l'altro. Pillola medicinale composta di insetti tritati, porca puttana, che schifo! La varietà rossa aumenta temporaneamente la quantità di danni da fuoco assorbiti. I missionari della Cattedrale delle Profondità preparano pastiglie come queste e le distribuiscono ai fedeli per alleviare il loro dolore. Sì, però che... ma che schifo, mi scusi. Vabbè. Una gemma di titanite infusa, nota anche come pietra rigida, annulla l'infusione dell'arma. Permette di annullare gli effetti dell'infusione senza ridurre il livello di rafforzamento. Una pietra molto utile. Dietro non c'è nient'altro, beh? Ok, sì, nel dubbio ricontrollo più volte, lo sapete. Qua posso quindi risalire, poi andare a destra. L'oggetto mi attira, però prima risalgo, dai. Resisto alla tentazione. Quest'albero è un po' strano. Vabbè. Ok. Sì, posso fare un altro splendido attacco in salto. Come non detto. Però sono abbastanza resistenti, eh. Cioè sì, li one-shottiamo quasi. Però... subisco molto meno danno degli altri. Ok, quando mi tuffo manco morto. Perché poi diventerei morto, quindi meglio evitare. Qua che c'è invece? Ah, un viandante ignoto. Niente di che. Allora. In salto! Siete inquietantissimi, io ve lo dico. Oh, attenzione! Che fa? Vuole avvelenare? Bastardo! E non droppa nemmeno, beh. Ora infame fino al midollo. Ah, che bello, ora ci abbiamo più uno. Correranno di più. Adiato, abbiamo preso tutto, vero? Credo di sì. Possiamo andare a sinistra o a destra. Vero? Non è che è un vicolo cieco a destra? Ok, era un vicolo cieco, aspetta.
Non è che posso fare un salto? No, niente salto. Bisogna ricontrollare, raga. Qua posso solo cadere? Davvero? Ok. Un po' strana come cosa, ma ci sta. Credo. Spero, non lo so. Ma ciao! La nostra vecchia conoscenza. Siamo troppo potenti per te, mi spiace. Però la sua mannaia è tanta roba, perché ripristina un bel po' di salute, se vi ricordate il suo effetto. E comunque scala A in forza. Cioè, scala anche di più della nostra mazza in teoria. Quindi quasi quasi dobbiamo prendere la mannaia e potenziarla. Mannaia dalla lama particolarmente larga, brandita dalla donna folle che caccia sulla strada dei sacrifici. Se eseguiti con precisione, gli attacchi ripristinano punti vita. Quando ancora viveva nell'insediamento di Non Morti, la donna imparò ad apprezzare il sapore della carne umana. Porca puttana, non dormo più la notte. Ok, va bene così. Grazie tante, From. Vado, certe cose avrei preferito non saperle. E do un'occhiata veloce qua perché non so dove dovevi andare. Mio Dio. Ok, credo, cioè, sono quasi sicuro che di qua si va avanti, quindi qua dietro ci sarà il vicolo cieco, credo. Roba da brigante. Che comunque potrebbe essere molto buona perché in teoria è molto leggera. Esatto. Possiamo già mettere questa armatura. Certo, avrà meno difese magiche. Però in linea generica è molto meglio. Per quanto riguarda le difese fisiche perlomeno. Anzi, leggiamo. Cappuccio di foggia straniera, appartenuto forse a un brigante caduto in combattimento. In terre lontane, i non morti venivano banditi per mandare un messaggio alla popolazione. Quando il messaggio non fu recepito, toccò ai vivi subire la stessa sorte. What? Come, scusa? Perché? Vabbè, più o meno stessa descrizione, quindi c'è ben poco da dire. Esatto, tutto uguale. Però comunque tutta roba buona. Soprattutto c'è l'armatura da brigante spettacolare. Ma se io la mettessi così, tipo, a caso? E magari chiedessi i pantaloni? Perché sì, i pantaloni sono buoni, però l'armatura da brigante è meglio di quei pantaloni. Anche se i pantaloni gli danno più equilibrio. Tiè, andiamo a piedi scalzi, mo. Andiamo! Pugnali doppi da brigante. E questa è una cosa figa, perché in questo Souls le armi doppie sono proprio letteralmente doppie. Cioè c'è scritto nel nome che sono doppi. Mo' ve li faccio pure vedere. Sì, lo so, faccio schifo, però vabbè così. Che voi vedete, è un'arma normale e puoi usare pure lo scudo. Se prendi due mani, prendi tutte e due le armi. E fai levare combo. E le combo sono esattamente come del secondo Souls invece. Con l'attacco destro fai l'attacco destro e attacco pesante destro. Invece con l'attacco sinistro fai gli attacchi in combo, sia leggeri che pesanti. Ah no, what? Ah, vero, perché ogni arma c'ha il suo effetto speciale. Questo invece è schivata, per l'appunto. Costo in PA 5, quindi anche abbastanza basso. Quindi abusabile, direi. Però, anzi, mettiamoci il randello grande, raga. Che io voglio mettermi l'armatura. Non posso stare senza armatura. Non mi piace andare in giro nudo. E magari metto i pantaloni del nord, va? Anche se quelli da brigante comunque. Ma sì, dai, metto quelli da brigante. Vi faccio tutto il set da brigante. Ecco, ci sono. Ora c'ho la mazza grossa e potente. Vediamo un po' l'attacco pesante. Un po' in salto. Ok, per un po' usiamo questa, dai. Anzi, forse ci conviene pure cambiare qualcosa perché siamo molto leggeri. Ecco. Preciso, con questo elmo arriviamo giusto al 69.6%. Figo. L'abbiamo già visto tutto? No, mi sa di no. Ok, cerchiamo di evitare di cadere magari. Oh no. Uno e due. No, non mi avete dato, vi prego. Uno, due,
Comunque questi li bisciottiamo a prescindere, quindi ci sta. Quest'arma fa il suo dovere. Ma che cazzo? Ma io ti spiattello la famiglia proprio. Oh sì, una brace, sì. Mi piace la brace. E non sapeva se c'è altro. Per adesso. Beh, ragazzi, è arrivato il momento che tutti voi aspettavate con ansia proprio. Il momento di... Raga, proprio di tutto... Cioè... Quanto siamo belli. Comunque, stavo dicendo, è arrivato il momento del nostro club di lettura in cui leggeremo gli oggetti che non abbiamo ancora detto. In particolare le armi. Cominciando dall'ascia da battaglia abissale. Ascia da battaglia di facile utilizzo che infligge danni normali. Il suo peso può essere sfruttato per infliggere danni notevoli, rendendo però vulnerabile chi la impugna. Ascia utilizzata dai briganti di una terra lontana. Un'arma resistente, che richiede una grande quantità di forza per essere brandita. La bella mannaia. Un semplice randello di legno, particolarmente efficace con gli attacchi in salto. Quest'arma da colpo è efficace contro la maggior parte dei nemici e può superare la guardia di uno scudo. Sì, abbiamo notato, abbiamo usato all'inizio, quindi ci sta. Un normale randello, reso letale dall'aggiunta di chiodi sulla punta. Minchia, fighissimo. I chiodi rendono sanguinaria quest'arma da colpo, ma la rendono fragile, riducendone la durabilità. Vediamo un po'. Madonna! Non è che la riducono, la smezzano proprio. Però comunque fa più danno, quindi ci sta, ci sta. Un gigantesco randello che richiede una forza notevole... Un gigantesco randello che richiede una forza notevole per essere impugnato. Il peso di quest'arma, caratterizzata da tremendi attacchi in salto, permette di superare la guardia di uno scudo. E l'abilità è grido di guerra. E sapete cosa vuol dire, vero? Che, oltre a aumentare i danni, cambia anche l'attacco R2. Esatto! Oh, oh, figata! Vabbè ragazzi, però ci fermiamo qua. Se il video vi è piaciuto, fatemelo sapere con like e commenti. Ricordatevi di iscrivervi e noi nel dubbio ci rivediamo alla prossima. Ciao!